questi temi siano divisivi, si sa, per via proprio anche delle dinamiche con cui le nostre società sono organizzate, forse c'è anche molto una responsabilità politica. E quindi appunto quello che io penso e di cui non ho una risposta è a che gioco dovremmo giocare nelle nostre società, visto che è così complesso, paradossalmente molto più complesso che nelle dittature, dove viene deciso, e quello è. Sicuramente diciamo le questioni sono complesse, no? E vediamo un po'. Un punto di partenza potrebbe essere questo. Oggi in alcuni casi si fa figli tardi. La società, il contesto italiano, non è che aiuta tanto i giovani ad avere figli, le difficoltà economiche, la difficoltà di trovare un'occupazione che garantisce un futuro. E forse anche la percezione di chi in questa condizione o in una condizione difficile decide di avere dei figli, la percezione è una scelta irresponsabile. Questo è forse anche un po' più, diciamo, democratizzazione di queste risorse, anziché decidere dall'alto, questo carattere va trasmesso, no? Magari dà un po' più le possibilità, appunto dal basso, di gestire questa cosa. Sì, sì, perché altrimenti l'alternativa è dirigere tutto dall'alto e potrebbe essere rischioso. Chi è che decide, appunto? Il Parlamento? La commissione nominata dal Parlamento stabilisce qual è la lista di tratti genetici. È facilissimo mettere al mondo un figlio, ma poi è difficile crescere un po'. Poi è difficile. Però anche lì posso farlo biondo, simpatico, musicista, però poi... C'era tempo fa qualcuno che aveva suggerito la patente da procreazione. Il genitore migliore. Per cui, diciamo, per avere un figlio tu dovevi ottenere il patentino, perché oggi ad esempio nel caso dell'adozione tu devi dimostrare di essere un genitore adeguato, insomma, perché... Molto più di un genitore naturale. Mentre naturalmente poi quando vuoi, senza problemi, nessuno ti può contestare perché ci sarebbe un'interferenza col tuo corpo, con la tua riproduzione, con la tua libertà, dovrebbero entrare a casa e proibirti di avere rapporti sessuali, è più complicato. E chi proponeva questa patente da procreazione in effetti non diceva che senza patente non potevi riprodurti o non dovevi riprodurti, ma che se lo facevi e non avevi la patente potevi essere penalizzato e potevi perdere dei benefici o potevi essere penalizzato in termini di maggiori tasse da pagare perché non avevi rispettato, diciamo, avevi fatto un figlio senza averne i requisiti. Beh, però è anche giusto mettere il criterio della responsabilità anche nella riproduzione naturale, sessuale, perché comunque non si può inserire come criterio solo nella riproduzione artificiale, per cui se ricorre a quelle tecniche devi per forza, ad esempio, optare per il bambino migliore, invece se opti per la riproduzione naturale sei legittimato in tutti i casi semplicemente perché è frutto della natura, come dicevamo prima. O in effetti, nel caso dell'adozione sempre devi rispettare determinati criteri, l'unico caso è... Nel caso ad esempio della riproduzione assistita, anche i paesi più liberali in genere prevedono che la donna debba essere comunque in età fertile, non debba aver raggiunto la menopausa, mentre un uomo può avere un figlio anche a 70 anni, 80 anni, anche a 90 anni volendo. Per quale motivo l'uomo ha il diritto e ha la possibilità e il diritto, perché lo Stato non è che lo penalizza in nessun modo, e anche a livello di riproduzione assistita potrebbe andare in un centro di riproduzione assistita anche a 60 anni senza alcun problema, mentre la donna può accedere in genere, la maggior parte dei paesi può accedere alle tecniche di riproduzione assistita soltanto se non ha raggiunto la menopausa, se non è entrata in menopausa, perché a quel punto viene considerata
in età non più fertile naturalmente. Cioè, ma infatti c'è un certo modello di famiglia dove l'idea è che comunque non è importante l'età del maschio perché il bambino lo cresce poi la donna. E quindi diciamo la donna deve essere giovane perché deve prendersi cura del, mentre l'uomo non importante che età abbia. Cioè, se noi pensiamo alla società di oggi in cui magari fino a 40 anni non abbiamo una stabilità economica, è ovvio che l'età per fare figli si sposta, diventa sempre verso l'età più adulta, se non addirittura anziana, e però ci devono essere anche delle tecniche che me lo permettono, quindi perché non permettere la crioconservazione degli embrioni a quel punto, a 40-50 anni, quando sei economicamente stabile, decidi e sei anche più responsabile per farlo, per mettere al mondo dei bambini, appunto sempre secondo questo criterio di responsabilità che ci deve essere anche in caso di riproduzione sessuale artificiale o di adozione in tutti gli ambiti, diciamo. Anche la donna single, diciamo sessualmente una donna può avere un figlio con rapporti occasionali, non è che può essere arrestata o che le si può, però non in Italia attraverso le tecniche di riproduzione assistita. Cioè una donna singola che non può andare in un centro di riproduzione assistita e dire ho voglia di avere un figlio, ho bisogno di spermatozoi. Devi avere un rapporto occasionale, lo puoi avere. Infatti quando fu approvata la legge nel 2004 sulla riproduzione assistita, non mi ricordo chi fu che alla contestazione, ma perché appunto si vieta alle donne single, questo politico dice vabbè, se una donna vuole avere un figlio da sola va dall'idraulico, insomma. Anche omosessuali non possono? Anche gli omosessuali non possono, anche le coppie dello stesso sesso non possono. Quello è il Vaticano. Non possono avere accesso in Italia. In Italia. La situazione a livello giuridico è in divenire, però insomma sembra che ci sia sempre maggiore tendenza al riconoscimento. Tornando all'inizio, queste nuove tecnologie, questa mediazione proprio tecnologica nel rapporto alla nascita, alla creazione di un essere umano, mutano la responsabilità della scelta, la natura della stessa scelta. Per adesso sembra che semplicemente dilatino le possibilità di scelta. Io ho l'impressione che invece cambino la prospettiva stessa della scelta, che non so articolarlo, ma credo che sia il rapporto tra individuale e sociale. Mi sembra che tu abbia ragione, che diciamo limitarsi a vedere soltanto l'ampliamento della possibilità di scelta non è la ricostruzione completa, perché oltre ad ampliare la scelta in qualche modo poi indicano qual è la scelta più giusta o comunque suggeriscono quello che dovremmo fare, perché se possiamo scegliere, se possiamo diciamo identificare un embrione che non presenta anomalie genetiche, che è in una condizione che permette a chi nasce di avere una vita non segnata da sofferenze, è quello che dobbiamo scegliere, non è che è lasciata la nostra libertà, che possiamo fare quello che vogliamo, dobbiamo fare quella cosa. Beh, questo è emerso con forza durante la pandemia, no? Dove l'idea era che è stata sottolineata, è che la salute è un bene pubblico, nel senso che quindi noi ci dobbiamo prendere cura della nostra salute, perché se non ci prendiamo cura della nostra salute poi mettiamo a rischio la salute degli altri. Se applichiamo questo discorso alla riproduzione, abbiamo che noi dobbiamo prenderci cura della salute di chi mettiamo al mondo, perché altrimenti penalizziamo altre persone, perché se dobbiamo poi investire risorse per la cura di chi soffre di importanti malattie, non possiamo investire quelle risorse su altre cose. Questo è un po' il discorso, forse più che il... Esatto, cioè non è tanto rifiutare la tecnologia in sé o sposarla, prenderla proprio così in sé, più vedere chi decide, ecco, meno organizzato. Sì, però appunto il sistema già è programmato per andare in quella direzione. Già c'è una già oggi, attraverso le analisi genetiche, attraverso
gli screening che possono essere fatti o sull'embrione, ma anche semplicemente sulle cellule del sangue della donna, c'è la possibilità di e viene raccomandato dal ginecologo, dalla ginecologa, di fare analisi di questo tipo per controllare la condizione genetica del nascituro. Qui è il sistema sanitario è rivolto, diciamo, a metterti nella condizione di conoscere eventuali rischi che ci possono essere dalla condizione genetica e quindi di conoscere, di sapere e probabilmente anche di valutare poi cosa fare, perché altrimenti non si farebbe tutto quel lavoro se poi il risultato fosse porta avanti in ogni caso. Lo fai perché devi valutare e scegliere. Vieni in qualche modo accompagnato a fare una scelta e questa informazione è il punto di partenza per farcela. Quindi già esiste un sistema che monitora e che cerca di ridurre la nascita di persone che possano poi essere affette da gravi patologie.